Si parla molto di Expo naturalmente in queste settimane, lo si fa con uno sguardo rivolto alle opere, rivolto ai paesi che devono partecipare, rivolto agli aspetti economici, si parla poco di contenuti ed è per questo che mi sembra interessante un'iniziativa che è stata presentata in questi giorni a Milano, ovvero una free press intitolata Cibi Expo, che vuole entrare proprio nel tema di Expo, e nutrire il pianeta e energie per la vita, a partire da un taglio particolare, quello dell'agricoltura e del cibo, un taglio che ha fortuna in molti settori anche mediatici in questi ultimi anni, ma che coniugato con Expo può dare secondo me degli spunti interessanti. Allora andiamo a scoprire quali sono i dettagli di questa nuova iniziativa e un po' il pensiero che ci sta dietro. Cibi è un progetto che comprende una rivista di carta, un quindicinale, un sito www.cibiexpo.it e i social network collegati. Perché vogliamo parlare a tutti di alimentazione, che è una cosa che ci riguarda tutti, che pratichiamo più volte al giorno, ma di cui alla fine sappiamo abbastanza poco. Vogliamo parlarne in modo leggero, facile, con termini che tutti comprendono, e vogliamo nel sito invece inserire tutta una serie di dati e informazioni certificate, ordinate, che possano costituire una specie di deposito alla portata di tutti. Si fa tanta informazione, abbiamo completamente perso il livello educativo scolastico e di conseguenza tutto è concesso. Riuscire a produrre invece un'informazione tracciabile, trasparente e consistente scientificamente è chiaramente l'obiettivo che dobbiamo prefiggerci. E questa è l'ambizione anche di questo giornale. Possiamo rintracciare tutte le persone che sono degli esperti, non necessariamente dei professionisti di comunicazione, vengono coinvolte le persone che rappresentano tutti i settori della filiera agroalimentare, ma in particolare si gira intorno a quello che è l'interesse primario del consumatore, che è il cittadino che deve costruire lo sviluppo sostenibile, che chiaramente è l'oggetto di Expo 2015. Ritengo che la presentazione di questa rivista sia un'ottima iniziativa anche in previsione, o soprattutto in previsione di Expo. C'è la necessità di centrare quello che è il tema fondamentale di Expo, per cui l'attenzione al nutrire il pianeta ed ad un'alimentazione equilibrata che può partire anche e soprattutto dai territori per valorizzare le qualità dei prodotti della Lombardia.